Gianluca Giordani, vittoria sofferta ma fondamentale. Sì, è stata una vittoria sofferta, è arrivata alla fine, però penso strameritata, soprattutto per il secondo tempo. Anche il primo tempo avevamo approcciato bene, siamo andati in vantaggio, abbiamo fatto belle azioni, insomma, abbiamo avuto anche altre occasioni. Però il secondo tempo poi penso sta proprio stradominata. Loro l'unica volta che sono venuti dentro l'area, l'arbitro gli ha dato il rigore e avevano pareggiato la partita, poi dopo siamo stati bravi a recuperarla e a vincerla. A proposito, la senti parlare dell'arbitraggio? Vabbè, uno dice perché... quando uno perde, no? Si parla male dell'arbitro e poi magari dice la scusa, no? Io adesso ho vinto e dico che oggi l'arbitro sta il peggiore in campo, ma da una parte e dall'altra ha deciso la partita in modo clamoroso, ha fatto degli errori veramente importanti e evidenti. Senti Gianluca, venivate da un periodo delicato, comunque questa vittoria vi sblocca anche psicologicamente. Sì, è un periodo delicato, veniamo da due sconfitte con due nostre dirette concorrenti, però che secondo me non meritavamo assolutamente. Non dimentichiamoci poi che c'è sempre questo maledetto Covid, e quindi all'inizio abbiamo pagato, ci siamo allenati sotto Natale in 7 persone, siamo stati molto penalizzati e molto colpiti da questo Covid, quindi normale, avevamo perso un po' la condizione, un po' ne abbiamo risentito. Poi, ripeto, ho detto anche in altre interviste, secondo me rimaniamo il discorso, siamo un po' corti davanti e si fa fatica. Domenica appena abbiamo tenuto la palla, penso per il 70% di possesso palla, però poi dopo non abbiamo finalizzato. Questo è stato. Mister Carlucci, una sconfitta maturata proprio in chiusura di match. È dura, abbiamo preso gol all'ultimo minuto del primo tempo e al 90° del secondo, ci vuole un po' più di attenzione, però purtroppo oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo lottato, però poi alla fine torniamo a casa senza punti. Il rammarico è che se l'uno pari avevamo avuto la palla per fare il gol noi con Napolitano, però purtroppo ha sbagliato. In giro si sente parecchio malcontento per l'arbitraggio, lei cosa ne pensa? Ah no, comment, non voglio giudicare, non voglio dire niente sull'arbitro, l'avete vista voi la partita, ha sbagliato sia da una parte che dall'altra. Comunque un match che rinsalda le vostre certezze, Cavistello non è un campo semplice. Sì, lo so, però poi alla fine comunque l'avevamo quasi portata a casa, è rammarico di averlo preso alla fine con un rigore... che il mio giocatore si è spostato, ha evitato il contatto. Quindi diciamo la polemica sta emergendo. No, vabbè, dai, la colpa è nostra, perché se perdi dobbiamo fare mia colpa. Ci vuole più cattiveria, l'abbiamo messa, ma non è bastata, serviva ancora di più. Complimenti al Capistrello che ha vinto. Una stagione strana per voi, molto irregolare, ma cosa dirà il resto del campionato per il Cupello? Noi dobbiamo salvarci, è dura, ogni domenica sarà una battaglia, sotto le altre continuano a vincere, noi sappiamo qual è il nostro obiettivo dalla prima di campionato, faremo il massimo fino alla fine giocando tutte le partite come se fossero una finale.